Allora, direi di chiamare sul palco, come tutte le cose importanti, il segretario nazionale di Vizio, giovani. Alex Zappalà! Poi dopo farà uno stacco da solo. No. Un dance da solo. Non per ballare, non vi fate ingannare dall'asta, non devo né cantare né ballare. Ti lasciamo Alex, eh? Sì, beh, in realtà... Ti lasciamo in buona compagnia, va, eh? Non riesce mai a stancarmi l'immagine della nostra Italia, quando in primavera, come adesso, inizia a germogliare, si tinge del verde delle viti, il rosa dei mandorli in fiore, il giallo dei girasole, il blu del mare, che splendendo al sole sembra quasi rivestirsi di una luce nuova. È una meraviglia. Da 2 anni e mezzo ormai che sono alla segreteria nazionale, ho avuto l'opportunità di visitare l'Italia quasi tutta, ormai mancano solo pochissimi luoghi per completare la mia cartina geografica che ho in stanza, dove appunto tutti i luoghi visitati. L'Italia è proprio una meraviglia, no? E credo che, oltre che paesaggisticamente, l'Italia sia una meraviglia perché è piena di bella gente. Adesso non voglio fare comizi dai bei toni formali, ma sicuramente noi siamo un riflesso di questa bella gente. E quindi per noi è importante trovarsi qui. Particolarmente cattura sempre la mia attenzione il mandorlo. Sin da bambino rimanevo meravigliato tutte le volte che la Sicilia, la mia Sicilia, si colorava di rosa proprio grazie al mandorlo. Tutto l'Agrigentino, questa zona si riempie di rosa, di colori. Quando poi ho scoperto la caratteristica meno nota di questa pianta, me ne sono innamorato. Pensate che il mandorlo è il primo albero che fiorisce. Non precede la primavera, ma introduce la primavera. Spetta infatti a lui il compito di portare la buona notizia che il freddo sta svanendo, che il buio dovrà lasciare posto alla luce. Chiunque, vedendo un mandorlo in fiore, sa che la primavera non tarda ad arrivare. Potremmo definirlo come un precursore del bel tempo. Esso ha però anche un'altra caratteristica. Infatti, se è vero che è il primo a fiorire, è vero anche che è l'ultimo a dare i frutti. Che stranezza! Eppure quanto è bella questa stranezza, se ci pensiamo bene. Lui ha infatti il compito di tenere vivo l'ambiente, di far vincere i colori, anche quando durante gli acquazzoni estivi il cielo si colora di grigio tutto d'un tratto, no? E poi scarica questa pioggia intensa per qualche ora e sembra che l'estate venga violentata, turbata da questi acquazzoni. Ebbene, anche in quelle circostanze lui, il mandorlo, persevera, non perde il colore. Anzi, quando le sue foglioline e i suoi rami si bagnano di rugiada, esso diventa ancora più brillante. E le goccioline d'acqua sembrano voler rimanere appese a lui il più possibile prima di lasciarsi andare sulla terra. Il mandorlo aspetta che tutti gli altri donino i propri frutti e che gioiscano per questo e che siano la gioia dei contadini, degli agricoltori che aspettano con ansia il gioioso miracolo dei frutti. E a quelle piante che per via di grandinate inaspettate perdono qualche figlio, qualche frutto cade giù quasi drammaticamente, lui, il mandorlo, infonde coraggio, innesta lo sconforto della perdita con la speranza che la vita vince sempre. E poi quando tutti hanno dato frutti e ne hanno dati in abbondanza, l'estate sembra lasciare il posto all'autunno, lui, il mandorlo, è pronto a dare il suo frutto, come quasi a ricordare che il tempo delle benedizioni non finisce mai. E anche quando il giorno si esaurisce, c'è sempre un dono di Dio pronto per noi. Ecco il suo tempo, ecco l'ora dei frutti. Quando nessuno l'avrebbe più detto, questi arrivano. Così è per noi, ragazzi. Quando crediamo che non ci sono più frutti per noi, quando pensiamo che la vita ha già giocato tutte le sue carte tragiche
violente, drammatiche, egoiste, e non è rimasto più niente per noi giovani missionari, per noi giovani cristiani. Sappiamo che quello è il tempo in cui Dio compie miracoli, in cui arrivano i frutti, e arrivano per tutti. Allora non è un caso forse che il movimento giovanile missionario sia nato proprio in piena primavera, il 25 aprile del 1972 per l'esattezza. Magari voleva essere di buon auspicio per tutti quei giovani che nel corso degli anni se ne fossero accostati, o forse è solo capitato così. Ciò che conta è che da 40 anni, per noi giovani missionari in cammino, quella data è divenuta una festa comunitaria, una festa diocesana e regionale. Era nostro desiderio che in occasione di questo speciale anniversario ci ritrovassimo tutti, giovani e meno giovani, amici di vecchia data e new entry, i giovani dell'MGM e i giovani di Missio Giovani, missionari con la patente e nuove matricole, tutti qui, pronti a partire. Tutti, insomma, nessuno escluso. E voi tutti oggi, essendo qui, ci avete donato questa grande possibilità di fare festa e di celebrare questi 40 anni. Per cui il primo grazie, di solito si fanno alla fine i grazie, noi li facciamo sin dall'inizio, va sicuramente a tutti noi che siamo qui riuniti. Lo slogan di quest'anno, il tema che ci accompagnerà quest'anno, è Da discepoli a testimoni, la parabola di Pietro. Lo faremo, questa tematica proveremo un po' a snocciolarla, a sentirla più nostra, grazie ai nostri relatori che si susseguiranno in questi giorni. Lui, l'apostolo Pietro, è il nostro compagno di viaggio, che anche se nell'immaginario comune è un vecchietto con la barba riccia, lo sguardo duro, sempre verso l'orizzonte, con le cavi enormi, questi piedoni incredibili, anche lui ha attraversato seri e lunghi momenti di discernimento, di preghiera, ma anche di confusione e di paura, come tutti noi. Sono tutti ingredienti che gli hanno permesso di diventare da un semplice discepolo a un autentico testimone del Vangelo. Quella del discepolato, ragazzi, è una condizione che ci riguarda tutti, sempre. Anche i missionari con la barba lunga che sono qui presenti e le missionarie col velo lungo che da 40 anni, 20 anni, 30 anni sono ormai in giro per il mondo, anche loro sono ancora discepoli. La condizione del discepolo è quello di stare ai piedi del maestro, in continuo ascolto del maestro, per apprendere tutte le parole, per guardare il movimento della sua bocca. Certe volte penso chissà quanta fortuna ci hanno avuto sti apostoli a vedere quali erano le pieghe della fronte di Gesù, il colore della sua barba. Poi l'hanno visto invecchiare, anche sono stati 3 anni con lui, chissà com'è cambiato. Non avevano le fotografie, ma tutti si ricordavano di quel primo incontro. Quella del discepolato quindi è una condizione che ci riguarda sempre, tutti, sempre. Ma la testimonianza per noi cristiani, per noi missionari, è imprescindibile. Voi sapete che testimone e martire in greco sono la traduzione l'uno dell'altro. I martiri, abbiamo voluto ricordarli e celebrarli nell'angolo che trovate da quella parte, con una croce che ricorda il sangue versato da tante persone. Sono 26 gli operatori pastorali che solo l'anno scorso hanno dato la vita a causa del Vangelo. Questi martiri, questi testimoni hanno fatto un passaggio importante, che è quello che probabilmente a un certo punto della sua vita ha capito anche l'apostolo Pietro. Sono discepolo, sì, sono in ascolto e ho visto il mio maestro morire. Ho visto il mio maestro dare la vita e dare la vita per amore. Oggi voglio farlo anche io. Il testimone è un imitatore. Dietro la testimonianza c'è una pedagogia che dobbiamo imparare, che dobbiamo confermare giorno dopo giorno. Non è un compito in classe che superi e poi via, ti sei tolta la materia, chi se la ricorda più. È un esame che bisogna superare e confermare giorno dopo giorno per tutta la nostra vita. È la testimonianza dei cristiani, è la testimonianza dei martiri, è la nostra testimonianza. Prima mi chiedeva Maurizio Dischino di TV 2000 perché i giovani si ritrovano al Comigi.
perché vogliamo stare insieme a condividere i nostri percorsi, a condividere i nostri itinerari, a metterci in ascolto perché siamo discepoli e a ricordare che in quanto cristiani, in quanto missionari, siamo testimoni. Ci sentiamo un po' più testimoni quando andiamo in giro per il mondo a vivere esperienze di visite al sud del mondo, a trovare i nostri missionari, e ci sentiamo testimoni, eh? Ci facciamo le foto con i bambini, li mettiamo sulla nostra bacheca di Facebook, e ci sentiamo un po' testimoni. È bello, è giusto, però poi passa. L'esperienza della testimonianza non passa. Noi giovani abbiamo spesso il problema che ci lasciamo trasportare dalle emozioni e queste ci conducono oggi qui, domani lì. Ma noi giovani cristiani, noi giovani missionari, non dobbiamo lasciarci trasportare dalle emozioni, ma dobbiamo essere noi stessi i trasportatori di emozione, i trasportatori di meraviglia, perché chiunque ci incontrerà fuori dirà: «Donde gli vengono queste parole?» Quando la gente, i coetanei, i compagni di Gesù erano cresciuti con lui, lo hanno sentito, lo hanno visto tornare a Nazareth e parlare in questo modo con la pelle d'oca, carico d'adrenalina, era appena tornato giù dal monte, aveva parlato col suo Abba, col suo papuccio, aveva uno sguardo diverso, la sua gente, i suoi amici dicono: «Ma questo non è il figlio di Giuseppe, ma da dove gli viene questa meraviglia?» Che possiamo tornare a casa nelle nostre diocesi e i nostri genitori e i nostri amici, i nostri giovani che abbiamo e che seguiamo nei nostri gruppi dicono: «Ma da dove ti viene questa meraviglia? Pino, ma da dove ti viene? Brigida, da dove ti viene questa meraviglia? Cosa hai fatto? Ma anch'io voglio conoscerlo Gesù». Quante sono belle le parole dei discepoli di Emmaus che dicono: «Ma non ci bruciava il cuore, era lì, non ci bruciava il cuore». Allora non lasciamo trasportarci dalle emozioni, ma diventiamo noi stessi trasportatori di questo bruciore, di questo ardore. Diventiamo come il nostro Dio, non è una bestemmia. E se lo è, consentitemi di dirla, diventiamo come il nostro Dio, che è misericordia viscerale, che c'era nella pancia, non ne può fare a meno di questa misericordia. Imitiamo questa voglia di amare fino alla fine, amare, 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 finché il cuore non ci faccia male. E ti stancherai prima che il cuore ti faccia male. Ci saremo stancati noi di amare e il cuore sarà ancora pronto a farlo, nonostante le ferite, nonostante i tradimenti, nonostante gli insulti. Ballate, continuate a danzare, non arrestate il ritmo della vita. E questa è la nostra missione, lo sia per tutti. Allora, buon cammino, buon comigi, rimaniamo nella condizione di ascolto, perché davvero i missionari e le missionarie che saranno qui, che saranno nei laboratori, è gente incredibile che ha donato il loro tempo gratuitamente per essere qui e ci regalerà pezzettini, briciole della loro esperienza missionaria. Per cui rimaniamo in questa condizione di ascolto e facciamo sì che possano diventare per noi il tempo come per il mandorlo. Anche, beh, adesso il clima è stato fantastico e quindi siamo dei mandorli che splendiamo al sole, ma se anche dovesse coprirsi, il 2 maggio si coprirà e verrà un acquazzone, il 2 maggio, noi ancora risplenderemo di questa luce. Allora, buon cammino, buon comigi e ci rivediamo poi per le conclusioni l'1 maggio mattina. A tutti. Grazie, grazie Alex. Grazie. Grazie.